Sì. A nome dei gruppi di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord e della Lista Civica, al termine di una discussione che ha positivamente visto coinvolto, con un giudizio finale unanimemente positivo, l'intero Consiglio Comunale su una delibera di indirizzo significativa, dovendo noi adesso deliberare su una delibera molto importante, che riguarda scelte strategiche per il futuro della città, esprimiamo il desiderio di poter essere ammessi ad una maggiore partecipazione e di poter esprimere nella sede più opportuna dei contributi per il miglioramento della delibera, che potrebbero portare anche ad una sua condivisione parziale o totale. Mi rivolgo quindi a nome anche dei gruppi consiliari che mi hanno pregato di fare l'intervento, al signor Sindaco, per chiedergli se intende accettare questa proposta di collaborazione, che si può tradurre non certo in una perdita di tempo, perché il percorso potrebbe essere contenuto in pochi giorni, potrebbe essere svolto attorno a un tavolo comune o anche alla Commissione, affinché possiamo esprimere i nostri contributi e auspicabilmente ottenerne la condivisione almeno parziale. D'altro canto, e termino, il fatto che il successivo passaggio è previsto fra 18 mesi fa capire che non ci sono delle urgenze temporali significative. E sarebbe davvero spiacevole, secondo il punto di vista di Forza Italia, della Lista Civica, di Lega Nord e di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, che la delibera passasse a colpi di maggioranza. La richiesta è quindi direttamente al Sindaco affinché nel suo determinante ruolo di primo cittadino e di coordinatore ovviamente di questo Consiglio, accetti o meno la proposta di collaborazione costruttiva che le minoranze hanno inteso formulare. Do la parola al sindaco. Allora, io prendo atto di questa richiesta da parte delle minoranze, forse di non tutte le minoranze, che era stato in qualche modo anticipato con la scelta che gli stessi gruppi di minoranza avevano fatto l'altra sera, qualche sera fa in commissione, e però sono a ribadire quello che già il Presidente di Commissione aveva risposto ad una analoga richiesta qualche giorno fa, che cioè non c'è lo spazio in questo momento per aprire una discussione intorno ad un protocollo d'intesa che è stato, credetemi, negoziato con grande difficoltà, riga per riga, parola per parola, perché bisognava mettere sullo stesso piano gli interessi di soggetti in cui inizialmente, come dire, insomma, le opinioni e gli orientamenti non erano proprio allineati. Parlo di Cassa Depositi e Prestiti, Università di Bergamo e appunto l'amministrazione comunale. Quindi questo lavoro è stato fatto non a chiudere, badate bene, lo spazio per una riflessione ampia in cui anche le minoranze siano partecipi, perché ci saranno altri passaggi, forse ancora più significativi di questo, nel prossimo futuro. Ma questo documento, così come lo avete proposto, è stato approvato la scorsa settimana dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Bergamo. Nei prossimi giorni verrà sottoposto e approvato, ritengo, dal Consiglio di amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti, e quindi obiettivamente non possiamo oggi riaprire quel testo, modificarlo, vanificando così la concertazione faticosa a cui siamo addivenuti. Siccome si tratta però, ripeto, solo di un protocollo d'intesa,
che conduce ad un accordo di programma successivamente. Io credo che le procedure dell'accordo di programma, e poi ci sarà un bando, eccetera, ci saranno molti altri momenti in cui il contributo dei gruppi di maggioranza e di minoranza potrà essere accolto e prezioso per migliorare ulteriormente strada facendo questo provvedimento. Per questa sera vi chiederei di valutarlo così com'è. Grazie. Ci sono altri interventi a favore o contro alla sospensiva? Allora metto in votazione la sospensiva, ricordando che chi vota sì è a favore della sospensione, chi invece vota no è contrario. Mancano i voti di Gregorelli e Zenoni. Respinto. Favorevoli 12, contrari 20. Diamo lettura dei favorevoli. Favorevoli Benigni, Ceci, Daloia, De Rosa, Gallone, Gregorelli, Minuti, Pecce, Ribolla, Tentorio, Tremaglia, Zenoni. Procediamo dunque con l'illustrazione della delibera. Do la parola all'assessore Valesini. Dobbiamo anche proiettare del documento, quindi vediamo. Ecco, per quello che dobbiamo abbassare. Sì, oggi, come già stato ricordiamo, presentiamo la bozza di protocollo d'intesa su due importanti aree, quali sono quelle di Largo Barozzi e delle caserme Montelungo e Colleoni. Due aree importanti per dimensioni, soprattutto la prima, un'area di 142.000 metri quadrati di superficie territoriale, mentre la seconda è di 22.000, importanti anche per qualità, visto che sono aree che in entrambi i casi presentano dei vincoli della sovrintendenza proprio per il valore storico, artistico ed architettonico che le caratterizza, ed importanti anche per le conseguenze che le loro trasformazioni possono generare nei rispettivi quadranti fra loro speculari ad ovest e a est della città e nei rispettivi quartieri. Un protocollo che mette al centro anche due destinazioni fondamentali per il nostro futuro, a prescindere dalla loro collocazione, come da una parte l'Accademia di Guardia di Finanza con una scuola di formazione di livello nazionale e dall'altra con la prima vera e propria residenza studentesca presente in città col suo centro sportivo, destinazione quanto mai importante per una realtà che vuole essere sempre più considerata città universitaria. Sono due aree di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti Investimenti che le ha da poco tempo acquistate insieme anche a Palazzo Lupi. Cassa Depositi e Prestiti è un SGR, una società di gestione risparmio, una società di tipo, dal punto di vista giuridico, privatistico, che gestisce due fondi immobiliari, di cui uno è il Fondo FIV, Fondo Investimenti per la Valorizzazione, dedicato proprio appunto alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Il lavoro fatto con Cassa Depositi e Prestiti è partito da Largo Barozzi. Su quest'area c'era una lunga storia di accordi, il primo dei quali risale al 2000, e di successivi atti integrativi. L'ultimo, il terzo, è stato sottoscritto nell'ottobre 2012 tra diversi soggetti e prevedeva, lo ricordo, la realizzazione di 62.000 metri quadrati di residenza, di 20.000 metri quadrati di terziario commerciale, 7.000 metri quadrati di terziario ricettivo e 10.000 quadrati di residenza sociale, per un totale quasi quindi di 100.000 metri quadrati di superficie lorda profittevole. A questo si univa poi la destinazione, che era l'elemento, diciamo, di qualità di quella trasformazione,
la destinazione, dicevo, della residenza universitaria per 10.000 metri quadrati e del centro universitario per 5.000 metri quadrati, più una quota di circa 3.500 di prestazioni pubbliche. Ricordo che l'università avrebbe dovuto realizzare la residenza studentesca su un'area ceduta gratuitamente dal Comune, che a sua volta la otteneva dal soggetto attuatore, e per quanto riguarda il CUS come standard qualitativo, senza quindi metterci dei soldi. Le condizioni sono, come poi sappiamo, cambiate, mutate, grazie infatti all'azione dei parlamentari bergamaschi, un'azione trasversale delle forze politiche, che voglio ricordare e sottolineare. Si è avanzata la proposta di portare in Largo Marozzi l'Accademia di Guardia Finanza, proposta che viene per la prima volta recepita e messa per iscritto dentro questo protocollo. La Guardia di Finanza ha, nel corso dei mesi successivi, meglio definito il suo quadro di esigenze e lo si vede in questa slide, dove viene definita appunto la superficie complessiva necessaria per il suo funzionamento, calcolata in 100.000 metri quadrati, con la demolizione, è riportato in rosso, di alcuni padiglioni necessari per la realizzazione, come si vede sotto, dell'impianto sportivo. In giallo sono invece riportati edifici che verrebbero demoliti e ricostruiti con destinazione auditorium e palestre. La prima cosa che si è quindi fatto è quella di verificare la compatibilità in termini proprio di spazio fisico con l'università, secondo quelle che erano le superfici precisate nel terzo atto integrativo che ho appena ricordato. E qui si sono evidenziate delle difficoltà proprio in termini di adeguamento degli spazi e delle dimensioni. Riportiamo qua brevemente quelle che sono state, per cercare di risolvere questo problema dentro Largo Marozzi, le soluzioni che si sono prospettate al tavolo. La prima prevedeva di realizzare la residenza nella parte verso in via Innocenzo XI, con questi volumi colorati in arancione, su un'area però molto piccola, che per poter sviluppare una superficie di quasi 10.000 metri quadrati portava a un edificato di 8 piani, molto denso, molto concentrato, completamente avulso dal contesto circostante e inadeguato rispetto al fatto che tra l'altro in quella zona ci sono anche dei coni paesaggistici, tra l'altro con una tipologia di residenza universitaria del tutto anomala rispetto a quelle con cui si realizzano nel resto d'Europa le residenze universitarie. Nella parte sotto si vede che poi si andava a concentrare la parte profittevole con quei volumi arancioni, ma anche qui con densità molto alte, e il CUS con un intervento che saturava completamente la dimensione del lotto. Un'altra ipotesi che è stata presentata, che vi faccio vedere rapidamente, pone l'azione contraria, cioè invece di sviluppare in altezza, sviluppa in lunghezza, ma con una tipologia di edificio di 90 metri di lunghezza, 40 di larghezza, e si può vedere facilmente l'impatto che questo intervento avrebbe avuto sul contesto. Lo possiamo vedere nel rendering, ecco. Credo che non ci sia bisogno di molti commenti. Da qui si è capito oggettivamente anche le difficoltà nel tenere insieme Guardia di Finanza e residenza universitaria, e qui c'è stato ovviamente un passaggio fondamentale dei lavori di questo tavolo. Quello che poteva essere quindi infatti un problema di non facile soluzione si è trasformato in una grande occasione, grazie a un'azione determinata e convinta del Comune, e in questo ci riconosciamo dei meriti, che ha portato ad avanzare la proposta di trasferire appunto l'università nella Montelungo.
cogliendo anche l'opportunità che stavamo dialogando con un soggetto come Cassa Depositi e Prestiti che era proprietario di entrambe le aree. Questa scelta non è dovuta solo al fatto che l'università avesse degli eventi problemi di spazio, ma era anche preceduta da una serie di considerazioni di carattere più generale, la prima della quale era che avevamo per le mani due destinazioni di scala territoriale che avrebbero portato, nel caso dell'Accademia, oltre 600 persone tra cadetti e personale, e dall'altro con l'università oltre 330 studenti e professori universitari, e sarebbero stati quindi più lungimirante in una città con molte aree e contenitori dismessi andarle a pensare in luoghi diversi della città, non concentrandoli in un solo di esse, visti anche l'indotto che un'operazione del genere può portare su quartieri della città dove si vanno ad inserire. Inoltre non dobbiamo dimenticare che sulla Montelungo c'è anche un vincolo diretto della sovrintendenza di restauro addirittura conservativo. Da questo punto di vista la residenza universitaria è una destinazione che meglio forse di ogni altra si adatta alla precedente destinazione caserma, e questo lo dimostra il fatto che in altre città italiane, penso Genova, Venezia, Torino, si stanno proprio eseguendo lavori di riqualificazione di complessi militari e di caserme, riadattandolo ad ospitare residenze universitarie. Questi ragionamenti sono stati condivisi con i nostri interlocutori e sono risultati alla fine convincenti. Cassa Depositi e Prestiti, facendogli anche capire che non stavamo andando incontro a lungaggini burocratiche, in quanto la nostra proposta sulla Montelungo era del tutto conforme al piano del governo territorio e quindi non necessitava di varianti del piano, ma si poteva andare già direttamente ad un accordo di programma, allineando in questo modo l'intervento con Largo Barozzi. E l'università, che ha saputo invece cogliere quanto fosse migliorativa questa proposta sia sul piano insediativo che quello di valore ambientale, lo vedremo poi anche con l'intervento del collega Zenoni sul tema dei percorsi, rispetto soprattutto alle proposte che vi ho appena illustrate. Una soluzione che il Rettore ha subito colto, andando ben oltre a ragioni prettamente economiche, ma volendo conferire all'Università un ruolo di regia e di traino fondamentale non solo sul piano della formazione, ma anche per il ruolo che poteva giocare nella riqualificazione dell'intera città. Vediamo ora più nel dettaglio quali sono i risultati che si sono ottenuti su queste aree, anche dal punto di vista, diciamo, dei dati quantitativi, partendo nuovamente da Largo Barozzi. L'area di Largo Barozzi partendo dallo stato di fatto, la SLP complessiva esistente allo stato di fatto oggi in Largo Barozzi è di 127.000 metri quadrati, il piano governo del territorio aveva previsto 122.000, la proposta inserita nel protocollo la riduce ulteriormente a 117.000 metri quadrati. Di questo, come abbiamo già detto, 100.000 sono destinate ad ospitare la Guardia di Finanza. Vengono, come abbiamo visto, demoliti i padiglioni a sud per far posto all'impianto sportivo, che sarà convenzionato ad uso pubblico, condizione che era già stata posta dalla precedente amministrazione, realizzando lungo via 24 maggio una superficie residenziale terziaria per 12.000 metri quadrati, pari solo al 10% dell'intera SLP di tutto il comparto, con un edificato che avrà un'altezza ridotta rispetto a quella prevista nell'ultimo atto integrativo, scendendo da 7 piani a 5 più 1, cioè 5 più un piano attico. Gli oneri che si incasseranno sono stimati in 7,8 milioni di euro, di cui 4 generati dalla parte residenziale e 3,8 dall'Accademia. Anche qui si pensava inizialmente che non dovessero essere riconosciuti sulla parte dell'Accademia, visto che l'Accademia risulta dal punto di vista urbanistico un servizio, ma il DPR 380 all'articolo 17 prevede la possibilità di esentarsi dal riconoscimento del contributo di costruzione per la realizzazione di opere pubbliche solo per quegli enti istituzionalmente competenti.
Cassa Depositi e Prestiti Investimenti, come ho ricordato all'inizio, è un soggetto di tipo privato e quindi non rientra in questa categoria e deve quindi riconoscere gli oneri per il valore che ho ricordato. 4 milioni dei 7 milioni e 8 verranno poi utilizzati per realizzare tutte le prestazioni pubbliche attese inserite attualmente nel piano di governo territorio, come il centro d'urno per anziani, gli alloggi protetti, la ludoteca, il centro giovanile, escluso l'asilo, visto che non si ha più però gli 80.000 metri quadrati di superficie residenziale, questa dotazione ci sembra giustificato che venga meno, anche perché ampiamente assolta, come ricordava il consigliere Paganone anche in commissione, nella restante parte del quartiere. Una delle questioni che si è però anche qui evidenziato, così come si era già manifestata con l'università relativamente allo standard, è che si erano trovate le risorse economiche per realizzarlo, ma c'era difficoltà a reperire le aree all'interno dello stesso comparto dell'ex ospedale. C'erano, diciamo, quindi i soldi, ma non c'erano gli spazi. Questo problema ha trovato una sua risposta, che è diventata poi un valore aggiunto dell'accordo, andando a considerare l'area dell'attuale Campo di Marte, un'area di 12.000 metri quadrati di proprietà del Demanio, che potrà essere ceduta nel momento in cui l'Accademia si trasferirà, consentendone al Comune di acquisirla. Un acquisto che riteniamo non dovrà considerare un significativo esborso, visto che è un'area già con una destinazione a verde, non ha edificabilità. Agli standard che ho ricordato si aggiungono poi anche la realizzazione della pista ciclabile lungo via 24 Maggio, di cui parlerà appunto Zenoni, e la riqualificazione dello spazio di Largo Barozzi, dell'area antistante alla Casa Rossa. Sulla caserma Montelungo e Colleoni lo schema, come ho ricordato già prima, è conforme al piano del governo del territorio, quindi sulla Colleoni si prevede di sviluppare la parte residenziale, terziaria e commerciale con una SLP complessiva di 11.500 metri quadri più 2.000 metri quadri, pari al 40% però di tutta l'SLP delle due caserme, con la possibilità di realizzare anche parcheggi interrati per 4.000 metri quadrati. I 2.000 metri quadrati in più sono una premialità che la legge regionale 12 concede per quegli interventi che hanno una rilevante quantità di superfici con destinazione a servizio ad uso pubblico. Un incremento possibile, questo è quello che definisce la legge, fino a un valore del 15%, ma che in questo caso si applica solo per la metà, quindi solo per il 7%. Non è una superficie che però porterà come premialità ad un incremento, diciamo, alla realizzazione di nuovi volumi, ma si ricaverà all'interno di quelli esistenti, recuperando sottotetti e dividendo con solai intermedi spazi che sono nell'interno della caserma di notevole altezza. Avendo come conseguenze delle possibili modifiche anche dei prospetti, perché appunto la realizzazione di solai intermedi può comportare questa eventualità, la sovrintendenza si è riservata però di decidere solo davanti a un progetto vero e proprio. Ecco perché abbiamo dovuto inserire questa premialità con la clausola di trasferirlo in Largo Barozzi nel caso in cui non fosse concessa appunto dalla sovrintendenza questa possibilità, cosa che vogliamo però ovviamente evitare. Questa trasformazione porterà poi a destinare ad uso pubblico tutta la grande piazza, tutta la grande corte centrale per una superficie di quasi 10.000 metri quadrati. È un'operazione, quella sulla Colleoni, che consentirà inoltre di incamerare 2 milioni di oneri che verranno interamente impiegati per gli interventi di miglioramento della viabilità circostante. Passaggio fondamentale che ritengo segna un momento anche importante della storia urbanistica di questa città è la cessione senza corrispettivo economico di tutta la caserma Montelungo per una superficie totale di oltre 15.000 metri quadrati.
Il Comune non si limiterà solo però a riceverla, ma trova in questo protocollo subito, proprio nell'università, il soggetto che si farà carico di riqualificarla, realizzando le residenze in quella che viene definito la forcella, cioè, per una superficie di 11.800 metri quadrati, e il CUS negli edifici 11 e 12, non so se si... negli edifici 11 giorni, quelli che sono evidenziati in questa slide con il colore, con la copertura nera, per una superficie di 3.700 metri quadrati, che secondo una prima disponibilità data dalla sovrintendenza potranno essere demoliti e ricostruiti. In che modo l'università si farà carico di ristrutturare questi edifici? Lo precisa il protocollo andando a disciplinare tre possibilità. La prima opzione, l'università si impegna a sostenere i costi dell'intervento fino a un importo di 20 milioni di euro e il Comune si impegna a riconoscere questi costi quale corrispettivo per la concessione in uso della Montelungo per un periodo indicativo che va dai 28 ai 30 anni, da definire ovviamente più compiutamente e più precisamente in sede di accordo di programma. Qualora i costi fossero superiori, se li accollerà sempre l'università, allungando però il periodo di concessione. La seconda opzione, invece, l'università si impegna a sostenere sempre i costi di realizzazione, ma entro la fine dei lavori la stessa università potrà decidere se acquistare in proprietà l'immobile, versando al Comune l'importo pari al valore della caserma nella condizione di stato di fatto, quindi nelle condizioni attuali. Terza e ultima opzione che si è inserita, il Comune si impegna a cedere gli immobili destinati ai servizi universitari ad un fondo immobiliare per l'housing sociale o similari, a cui spetterà la realizzazione e la progettazione esecutiva dell'intervento, e in questo caso l'Università si impegnerà a sostenere i canoni di locazione che saranno convenzionati con lo stesso fondo. Per quanto riguarda infine il centro universitario sportivo, questo verrà convenzionato con il Comune per un uso aperto anche al pubblico. Sottolineo quindi che con questa operazione la città si troverà due importanti impianti sportivi, ad est, sempre ad est e a ovest, aperti al pubblico. In cambio di questa convenzione e disponibilità appunto a destinarlo ad un uso pubblico e per favorire anche l'accordo con l'università, visto anche quello che prevedeva, l'ho ricordato all'inizio, l'atto integrativo su Largo Barozzi, dove c'era una cessione gratuita delle aree per la residenza in un'area libera, quindi con costi di realizzazione dell'università molto inferiori rispetto a quelli che si vanno a realizzare in un edificio che va ristrutturato, il Comune contribuirà ai lavori versando la metà del costo di costruzione fino ad un valore massimo di 2,5 milioni e mezzo, importo dalla quale si potranno dedurre però le spese di progettazione e direzione dei lavori che il Comune sosterrà per la ristrutturazione di tutta la Montelungo. Ultimo aspetto da sottolineare, la progettazione, Cassa Depositi e Prestiti si farà carico delle spese per la realizzazione di un concorso, per indire un concorso di progettazione preliminare di tutto il compendio, quindi non solo della parte di cui è proprietaria, vale a dire della Colleoni, sulla falsariga di quello che Cassa Depositi e Prestiti Investimenti sta già facendo a Roma nel quartiere Flaminio, insieme al Comune di Roma, un'area di 52.000 metri quadrati con 35.000 metri quadrati di residenza e solo 10.000 metri quadrati destinati alla città delle scienze. Lo ricordo anche per fare un po' un paragone con realtà diverse da quella nostra locale. Concorso che riteniamo quanto mai utile non solo per incrementare la qualità del progetto, ma anche per trovare dentro lo stesso strumento delle soluzioni unitarie, visto che le proprietà sono due, una università e l'altra di Cassa Depositi e Prestiti, consentendo tra l'altro anche di condividere questo percorso con la stessa sovrintendenza che gioca in queste decisioni un ruolo fondamentale. Il protocollo riporta infine un cronoprogramma che prevede 18 mesi per arrivare all'ottenimento dei permessi di costruire. Siamo perfettamente consapevoli dei molti passaggi che ci aspettano, delle difficoltà che abbiamo di fronte.
non ci facciamo prendere in questo senso da facili entusiasmi, l'ha ricordato già anche il sindaco, siamo solo all'inizio, ci separano ora 8 lunghi mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di programma, avremo quindi tutto il tempo per gli approfondimenti, anche la procedura concorsuale, ne sono certo, favorirà un confronto ed un dibattito adeguato. Stiamo parlando, lo ricordo, di due proposte che risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, conforme a un PGT adottato dal centro-sinistra e approvato dal centro-destra, con un saldo economico per le casse comunali fra entrate ed uscite in pareggio. Si tratta quindi allo stato attuale di condividere la scelta fondamentale, se mi permettete in un certo senso anche tutto sommato semplice, di collocare l'Accademia in Largo Barozzi e l'Università La Montelungo. Nelle scelte fatte questa giunta è fortemente convinta di essersi incamminata davvero nella direzione giusta, grazie anche alla disponibilità dei nostri interlocutori, al lavoro fatto da tutti i parlamentari bergamaschi, lo ricordo nuovamente, e anche per diversi aspetti da alcune scelte avvallate dalla precedente amministrazione. Una sinergia che deve continuare, indispensabile dopo anni di accordi sottoscritti e di parole spese, se vogliamo davvero che questa sia la volta buona per portare a termine gli ambiziosi obiettivi che questo protocollo si prefigge. Lascio ora la parola al collega Zenoni per alcune indicazioni sulla parte relativa alla mobilità. Sì, grazie. Molto brevemente, come già fatto in commissione, completerò l'ampio discorso fatto dal mio collega Valesini con alcune semplici informazioni specifiche sul tema invece della connessione e delle connessioni che questi due interventi collegati verranno, speriamo tutti, a generare nei quartieri coinvolti. Parlando di Largo Barozzi, quindi dell'area dell'ospedale, credo che l'elemento forse piccolo, se vogliamo, rispetto ai numeri che ha esposto l'assessore Valesini poc'anzi, l'elemento più importante è sicuramente l'aver ottenuto all'interno di questo protocollo d'intesa la possibilità di passare all'interno dell'area dell'attuale ex ospedale e in futuro dell'Accademia, seppur al margine, diciamo così, dell'intervento, ma pur sempre in una sede separata rispetto alla via 24 Maggio, per realizzare quello che è il collegamento ciclopedonale tra la zona di Loreto e la zona di Largo Barozzi, quindi la parte, diciamo, alta del quartiere di Santa Lucia. È indicata nella linea tratteggiata che viene mostrata nel monitor. Questo consente di risolvere il problema della esigua larghezza di via 24 Maggio e di avere quindi un collegamento specifico e dedicato alla mobilità dolce. Le altre linee verdi che vedete in questa mappa, in questo schema molto indicativo, sono evidentemente le altre connessioni che poi si dipanerebbero da questo asse, verso nord evidentemente fino al campo di Marte, se, come è stato descritto prima, diventa luogo di concentrazione di alcuni standard per il quartiere, e ovviamente verso le piscine, verso est, quindi verso il centro città, la linea verde che qui viene fatta terminare a quello che è il comparto dell'ex Enel, quindi nel margine che vedete, ma ovviamente si intende in collegamento fino a via Brosetta, piazza Pontida, eccetera, e verso sud, dicevo, verso Loreto, e verso ovest invece attraverso via Innocenzo XI verso la zona di piazza Risorgimento, piazza Varsavia, quindi quella parte del quartiere di Loreto. Quindi un'armatura, diciamo così, rilevante di percorsi ciclopedonali, ciclabili in particolare, a servizio di questi quartieri. Vi era sicuramente l'esigenza, diciamo così, del collegamento anche trasversale tra est e ovest, utilizzando il comparto dell'ospedale, pur rimanendo all'esterno, diciamo così, dell'area che verrebbe dedicata all'Accademia della Guardia di Finanza, l'unione della nuova ciclabile parallela via 24 Maggio e della possibilità di usare via Innocenzo XI, crediamo possa soddisfare al meglio questa esigenza. Ciò non esclude che poi in sede futura si possa anche immaginare di modificare questi percorsi, magari migliorarli, magari
ritracciarli in altro modo. Mi sposto invece sulla questione della Montelungo, dove il tema delle connessioni è particolarmente rilevante. Devo fare a questo punto una riflessione urbanistica, spero possa convincere la consigliera Pecce come quella che feci in commissione sulla delibera degli oneri. In questo caso la discussione urbanistica riguarda il tema del sentierone allungato. La Montelungo si posiziona fondamentalmente al margine est di quello che è stato definito in diverse sedi, nel piano urbano del traffico e in tantissimi altri documenti, come sentierone allungato, ovvero l'area centrale della città che si immagina nel tempo a vocazione prevalentemente pedonale. Anche un po' la forma, diciamo così, di baluardo di questo sentierone allungato, e l'intervento che si andrà a realizzare, speriamo tutti, con i tempi che sono indicati in questo protocollo per quanto riguarda il comparto della ex Montelungo, ha una duplice valenza vista dal punto di vista della mobilità e dell'urbanistica. I punti di vista sono molto intrecciati. Innanzitutto è la rianimazione, diciamo così, o la riattivazione del margine orientale del sentierone allungato, ovvero di quell'area pedonale che abbiamo anche cercato di disegnare con le chiusure domenicali che abbiamo fatto nei mesi passati e che stiamo facendo ancora oggi, ed è un margine che si trova oggi in condizioni abbastanza povere a livello di vitalità, di movimento, di persone. Noi abbiamo oggi, con questa definizione di sentierone allungato, abbiamo due aree che sono profondamente diverse. Abbiamo la zona di Piazza Pontida, Borgo San Leonardo, particolarmente viva anche dal punto di vista commerciale. Abbiamo la bellissima parte di via San Tommaso e via Pignolo, che ha un po' però, come dire, un progressivo spegnimento dell'attrattività delle attività commerciali, pur non avendo niente di meno a livello della qualità urbana. Inserire qui un presidio come quello della residenza universitaria, della residenza associata ad essa, il centro sportivo, è sicuramente un elemento di forte rafforzamento, scusate la ripetizione, ma insomma di potenziamento davvero significativo di questo asse, una funzione forte che va a presidiare il limite di quest'area che chiamiamo convenzionalmente sentierone allungato. Il secondo tema delle connessioni invece è evidentemente una prosecuzione di questa riflessione, ed è il tema di cui spesso si è discusso parlando dell'area della Montelungo, ovvero della connessione tra Parco Marenzi, l'area della Montelungo, Parco Suardi, Gamec attuale, Piazza Carrara, Accademia Carrara e poi, perché no, ovviamente Città Alta salendo dalla Scaletta o da via San Tommaso. Quindi questa prosecuzione, se vogliamo, del sentierone allungato su questo asse, diciamo, della città. Ebbene, anche su questo evidentemente la trasformazione della Montelungo giocherà un ruolo chiave. Si sono fatte diverse discussioni nei mesi passati, negli anni passati, anche sulla possibilità di demolire alcune parti della Montelungo senza ricostruirle, quindi aprendo maggiormente quella che è la cortina edilizia. Qualcuno vedeva questa soluzione come positiva, altri architetti si erano invece espressi a favore del mantenimento di questo particolare edificio a corte, indicando nella parte centrale il proprio valore in questa corte protetta rispetto all'esterno. Fatto sta che tutti hanno sempre ritenuto questa connessione come importante e fondamentale. Ed è così evidentemente anche in questo protocollo d'intesa. Il fatto che l'edificio centrale che veniva indicato prima come sede futura del CUS, demolito e ricostruito come sede futura del CUS, mantenga una chiusura verso quel lato, è ovviamente non indicativo rispetto alla possibilità di creare un percorso tra Parco Suardi e il cortile interno e poi Parco Marenzi. Il fatto che tutto il comparto venga messo a concorso, quindi che si instauri una procedura, permette, credo, all'amministrazione, a Cassa Depositi e Prestiti, per quanto di propria competenza, di chiedere di fatto a chi parteciperà al concorso di immaginare e studiare delle soluzioni che consentano di ricreare quella permeabilità tra i diversi parchi, tra i diversi ambiti, tra Parco Marenzi e Parco Suardi nella fattispecie, che veniva da tutti e da sempre indicata come uno degli elementi qualificanti. In buona sostanza questo secondo tema è l'allungamento del sentierone allungato, se mi permettete
anche qui un gioco di parole, fino evidentemente alla Carrara e a Cittalta. Pensavo oggi, vedendo le slide, che in fondo anche dall'altro lato, se riuscissimo a realizzare quel collegamento tra il comparto dell'ex Enel e poi all'ospedale, all'Accademia della Guardia, all'ex ospedale, all'Accademia della Guardia di Finanza, in fondo sarebbe anche sull'altro lato esattamente un'operazione simile, seppur molto diversa, di prosecuzione di un asse, in questo caso ciclopedonale, comunque di mobilità dolce verso la parte ovest della città. Credo di aver detto anche abbastanza, anche troppo, e mi permetto solo di chiudere con un elemento non contenutistico sulla delibera. Ho intravisto in fondo alla sala poco fa l'ex sindaco Roberto Bruni. Mi interessa ricordare qui che il ragionamento soprattutto sul comparto della Montelungo con Leoni nasce anche dalle riflessioni che furono fatte in quel periodo all'interno del PGT e dal protocollo d'intesa con il Demanio, che fu largamente immaginato sul finire dell'amministrazione precedente e poi evidentemente approvato all'inizio dell'amministrazione successiva. Quindi, come dire, mi fa piacere aver intravisto anche l'ex sindaco qui ad una decisione così importante per la città. Grazie. Grazie Assessore Zenoni e Assessore Valesini. Sono stati presentati 34 emendamenti, per cui dobbiamo sospendere per una decina di minuti per permettere ai tecnici di dare parere su questi emendamenti. Grazie. Aspettate un attimo, il consigliere Ceci chiede la parola e glielo... Sì. Si pone una questione che va, secondo me, pregiudiziale, che va al di là dell'esame da parte dei tecnici, perché mi sembra di aver colto dalle parole del sindaco che questo provvedimento sia nelle mani già del Consiglio di Amministrazione dell'Università e del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti. Questo vuol dire che in qualche modo il testo è immodificabile. Faccio presente che se così fosse, prima di tutto c'è in violazione del testo unico, che prevede che all'articolo 42, lettera A e C, che la materia urbanistica sia di competenza esclusiva del Consiglio Comunale e non può venire da un testo licenziato dalla Giunta e passato in modo immodificabile sia in Commissione e sia in Consiglio. In secondo punto, questo Consiglio Comunale diventerebbe una farsa, perché non solo il tempo necessario per presentare degli emendamenti, ma dopo che sono stati presentati 34 emendamenti in pochissimi giorni, con tutta la fatica del caso e lo sforzo, ci è stato negato un prolungamento o un differimento della Commissione del Consiglio, adesso abbiamo saputo che 34 emendamenti, proprio perché il testo è immodificabile, praticamente verrebbero bocciati uno a uno. Quindi ritengo che nel metodo, e non solo nel metodo, ma anche nel merito, ci sia un abuso della potestà che ha la Giunta e il Sindaco, le materie sono regolate da altri articoli, e sia in qualche modo una ridicolizzazione del Consiglio e dell'apporto che i consiglieri di maggioranza e minoranza possono e debbono dare. Quindi chiedo alla Presidente di chiarire questo passaggio in conferenza del Capigruppo e capire col Sindaco e col Capigruppo qual è il percorso per poter dare un contributo. Va bene, allora il capigruppo, ci troviamo nell'aula Clauser col sindaco e il segretario. Allora, diamo gli emendamenti per letto e quindi apriamo la discussione. Do la parola al consigliere D'Aloia. Grazie Presidente. Noi abbiamo ascoltato con interesse ed attenzione la analitica presentazione degli assessori Valesini e Zenoni, che ringraziamo. Una presentazione che in parte conoscevamo, trattandosi di un provvedimento che abbiamo, seppur parzialmente, studiato nella precedente amministrazione, di concerto con alcune realtà che hanno partecipato alla stesura del medesimo, come l'Ordine degli Architetti, l'ANCE e tanti altri autorevoli soggetti. Ci spiace tuttavia prendere atto in questa sede, in questa serata, in quest'aula, che
il Consiglio Comunale, questo è quello che ci è stato fatto capire dal Sindaco e dagli assessori competenti, venga dopo l'Università, la Guardia di Finanza, la Cassa Depositi e Prestiti e la Soprintendenza e tutti coloro che hanno preso parte a questo accordo. È un atteggiamento che ci lascia basiti, che ci dispiace molto, un atteggiamento che non condividiamo assolutamente e che non ci saremmo mai aspettati dal Sindaco e da questa amministrazione. Il signor Sindaco ci ha detto in più circostanze, anche nella conferenza di Capigruppo, in modo legittimo, che questa delibera non è modificabile per una serie di ragioni che noi non condividiamo. Apprendiamo quindi che si tratta di un testo blindato e conseguentemente ci chiediamo quale possa essere l'apporto costruttivo delle minoranze rispetto a questo testo. Ci sta dicendo che si tratta di un provvedimento già definito, immodificabile. Sia chiaro, noi non contestiamo il merito di questa delibera, che per noi è sacrosanta, condividiamo, riteniamo si tratti di un provvedimento che la città aspetta da anni. Noi contestiamo il metodo, che a nostro modo di vedere è davvero inaccettabile. Avremmo avuto piacere e vorremmo condividere gli aspetti di questa delibera, apportando dei miglioramenti, degli emendamenti che abbiamo predisposto. A tal proposito, i consiglieri di minoranza hanno trascorso il weekend predisponendo una serie di emendamenti che noi riteniamo essere strumentali, ma di buon senso, di contenuto. Ma questa sera il Sindaco invita l'Aula a dare un contributo rappresentandoci contestualmente l'impossibilità di modificare l'entità del testo perché il testo è blindato. Quindi ci troviamo di fronte alla volontà da parte dell'amministrazione di chiedere il contributo delle minoranze, ma volete sentirvi liberi di ricevere o meno questi contributi perché il testo non è modificabile. Un atteggiamento incomprensibile, non condivisibile, che mi sento di dire esautora in parte anche quest'Aula, maggioranza e minoranza, delle proprie funzioni. Io non sono vecchio, ma 10 anni in quest'Aula li ho passati e a memoria non ricordo un atteggiamento simile, che dispiace. Il Sindaco, a mio modo di vedere, ha commesso un grande errore politico nel momento in cui ha deciso di non interpellare l'Aula e ha deciso di non farsi forte delle determinazioni, anche migliorative, di quest'Aula e di far presente queste determinazioni con altri enti. Ha deciso di andare avanti per la sua strada. Quindi ci dispiace non poter condividere le modalità di presentazione di questa delibera. Per questo motivo non parteciperemo alla votazione. Il nostro malgrado non potremo dare un apporto concreto a questa delibera che, ripeto, ci vede favorevoli perché crediamo che sia un provvedimento che la città aspetta da anni. Non ci viene data la possibilità in questa sede di apportare il nostro contributo migliorativo. Grazie. La parola al consigliere Minuti. Grazie Presidente. Credo che questa sera si sia registrata una brutta pagina in questo Consiglio Comunale. Il consigliere D'Aloia ha già illustrato in maniera egregia tante motivazioni per cui abbiamo deciso di lasciare quest'Aula. Credo che ci sia un'impostazione di fondo che sia profondamente sbagliata. Quella di credere che l'amministrazione si risolva unicamente nella maggioranza o forse ancora peggio nella giunta o forse ancora peggio in alcuni punti, parte della giunta. L'amministrazione e il consiglio invece, come dice la normativa e come dice la legge, è sovrano su alcuni temi e il consiglio è composto da maggioranza e da minoranza. Perché anche la minoranza, pur con un ruolo diverso, che noi accettiamo, rappresenta una parte della città e rappresenta una parte dei cittadini. Ed è giusto che sia coinvolta, porti il proprio contributo e dia i propri suggerimenti, i propri miglioramenti per il bene della città. Poi esiste una maggioranza, esiste una minoranza,
perché questa è una democrazia e noi lo accettiamo. Ma non si può accettare che a prescindere qualcuno decida che la minoranza, e quindi una parte della città, non sia importante da sentire e il suo contributo non sia importante. Dire, come è stato detto in Commissione Capigruppo, che questo è il testo migliore possibile, il migliore dei mondi possibili, esclude, a prescindere, che possa venire un contributo da altri. Noi non lo accettiamo. Credo che non avremmo avuto in altre occasioni questa arroganza. Credo che sarebbe stato meglio per la città, per il sindaco stesso, portare un testo condiviso o comunque un testo che il Consiglio Comunale avesse potuto discutere, avesse potuto in qualche modo migliorare o comunque anche solo rendere partecipe. Si è voluto in qualche modo escludere, si è addirittura parlato di frustrazione da parte della minoranza, quando invece il lavoro fatto in questi giorni, in pochissimi giorni, dove noi abbiamo chiesto anche più tempo, e il tempo c'era, lo dimostrano i fatti, perché non c'è nessuna obbligatorietà, non c'è nessuna necessità di approvare oggi questo documento. Si poteva approvare fra una settimana, fra 10 giorni, non sarebbe cambiato assolutamente nulla. Nonostante questo si dice che siamo frustrati quando abbiamo passato 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, a lavorare sugli emendamenti, che scopriamo tra l'altro da discussioni informali con alcuni consiglieri di maggioranza, essere alcuni anche buoni, accettabili e positivi. E allora non capiamo veramente dove stia la questione. Forse la questione sta, ed è questo un grande rammarico, di aver voluto in qualche modo tenere tutto un po' segreto, fare il grande show, uscire con, abbiamo portato a casa un percorso lungo, fare un bel volantino in cui si dice noi siamo stati in grado di fare questa cosa, e questo al prezzo di passare sopra a quello che è una storia, a quello che è un rapporto istituzionale, a coloro che rappresentano una parte di questa città importante, perché sì, minoranza, ma quasi metà della città. Io credo che sia una brutta pagina, non ce n'era bisogno, il merito politico sarebbe comunque arrivato. Si è preferito forse fare un po' troppo di teatro, e questa cosa rammarica molto. È un percorso che tra l'altro viene da lontano, perché è iniziato, l'ha ricordato bene anche l'assessore Valesini in conferenza capigruppo, dove lui era testimone in qualità, con un altro ruolo, ma anche nelle precedenti, diciamo così, puntate che hanno portato al compimento di questo processo, che è partito da lontano, che ha visto coinvolti tanti soggetti, che ha visto tante energie, tanti contributi, tante fatiche, e a un certo punto si è deciso che il gioco era più importante fare un bel articolo piuttosto sul giornale, piuttosto che coinvolgere pienamente le minoranze. Siamo molto dispiaciuti, molto rammaricati. Credo che chi fa il consigliere comunale, chi ha questa passione, perché lo diceva spesso anche Paganoni, lo condivido, chi è qui non lo fa ovviamente per i soldi, uno fa il consigliere comunale per i soldi, perché si pigliano, lo sappiamo, lo fa perché è una passione, perché vuole rappresentare i propri elettori, vuole rappresentare una parte della città e vuole dare il proprio contributo, il suo e quello delle persone che insieme a lui vogliono elaborare dei percorsi, perché penso che ognuno di noi, prima di andare in aula, si confronta con i propri lettori, con i propri gruppi di riferimento, raccoglie aspettative, raccoglie suggerimenti e li vuole portare in aula, all'attenzione. Poi possono essere bocciati, legittimo, ma li vuole portare, li vuole in qualche modo far vedere che c'è un processo di elaborazione politica, di percorso, di avvicinamento. Tutti noi, posizioni di maggioranza, vedere che non si dà nessuna valenza, nessuna importanza a questo percorso è veramente brutto ed è veramente triste. Per questo motivo non possiamo fare altro che, come ha detto il consigliere D'Aloia, abbandonare l'aula al momento del voto. Grazie. La parola al consigliere Tremaglia. Grazie Presidente. Anch'io mi aggiungo al tono e al senso degli interventi che mi hanno preceduto, con una nota storica in più, vale a dire
A me piace ricordare in questa sede il percorso che ha avuto questa delibera. Il percorso di questa delibera è stato che è stata presentata lecitamente in conferenza stampa settimana scorsa. Dopo essere stata presentata in conferenza stampa è stata consegnata via mail ai commissari della competente commissione che era convocata 2 giorni lavorativi dopo. Dopo essere stata consegnata ci siamo onestamente sentiti, contattati tra commissari di minoranza, valutando che proprio le dimensioni e l'importanza di questo progetto meritavano, come è naturale che sia, un approfondimento maggiore. Di conseguenza, siccome da questo lato dell'Aula evidentemente non siamo mandrache, abbiamo mandato una mail al Presidente della Commissione chiedendo di rinviare la discussione di un anno, no, di un mese, no, di 2 o 3 settimane, no, di una settimana, per avere il tempo di fare ostruzionismo, di rompere scatole per niente, per avere il tempo di ragionare e riflettere su un progetto che all'apparenza non esito a definire bello se fatta, dopo anni di questo tira e molla arriva questa proposta, mi sembra il minimo della serietà da parte di un commissario chiedere qualche tempo in più, qualche giorno in più, ripeto, non mesi o settimane, qualche giorno in più per poterlo approfondire. Il Presidente della Commissione, libero di farlo, ci ha risposto che non era il caso di rinviare la discussione, ne abbiamo preso atto, abbiamo comunicato in maniera assolutamente, anche qui non polemica, ma un po' risentita, sì, che per noi si poteva benissimo prendere qualche giorno e quindi non avevamo avuto fisicamente il tempo di affrontare in maniera seria una delibera di queste dimensioni. Di tutto contro, la discussione di questa delibera presentata la settimana prima e discussa in commissione il mercoledì viene fissata a lunedì seguente, che vuol dire altri 3-4 giorni lavorativi. Passati questi 3-4 giorni lavorativi, coerentemente questa sera quando siamo arrivati in Consiglio Comunale, abbiamo richiesto la sospensiva. Rimandiamo al prossimo Consiglio Comunale la discussione di questa delibera. Approfondiamo la cosa. Parliamone, sentiamo la città che cosa dice. Ora, ci è stato detto che non era possibile neanche rinviarla di una settimana o di 2 settimane o di quello che è, come credo sia compito di ogni minoranza degna di tale nome, abbiamo comunque presentato i nostri emendamenti al testo. E i nostri emendamenti al testo sono emendamenti che fonti qualificate della maggioranza, tra l'altro, hanno definito ragionevoli. Traduco, non sono 34, perché sono 34 gli emendamenti, non sono emendamenti del genere spostiamo una virgola di qua, dipingiamo un cartello di rosso invece che di giallo, o stupidaggini. Sono tutti elementi sui quali si può discutere, a mio avviso nella gran parte migliorativi, nell'assoluta totalità, per quel che mi riguarda, ragionevoli. Di fronte alla presentazione di questi emendamenti, che mi rendo conto siano tanti magari, ma insomma dopo che ci è stato detto che siamo lenti e dei lazzaroni, adesso ci dite che siamo forse troppo agili, non lo so. Di questi emendamenti ci è stato detto, guardate, sono magari anche interessanti, però il testo che è stato presentato in questa delibera non può essere modificato. Come non può essere modificato? Grande stupore e conseguenze. E conseguente conferenza dei capigruppo. Perché non può essere modificato questo testo? Perché ci siamo già messi d'accordo con l'università e con la Cassa Depositi Prestiti, che va benissimo, nel senso che è proprio la finalità quella di mettersi d'accordo con l'università e con la Cassa Depositi Prestiti, salvo che in qualsiasi ragionamento logico minimo un impegno del genere, cioè l'impegno del Comune di Bergamo ad andare a contrarre con l'università e con la Cassa Depositi e Prestiti, è un impegno che quantomeno, come minimo, viene prima, su un progetto di queste dimensioni, fatto passare da una commissione, dal Consiglio Comunale. Perché legittimamente la maggioranza ha vinto le elezioni e ritiene
di governare e fa bene a farlo, fa bene a prendere le proprie scelte e la Giunta fa altrettanto bene a prendere le proprie scelte, la minoranza non è comunque un accessorio. E noi abbiamo cercato di dimostrarlo in maniera positiva. Non abbiamo fatto agguati, ma abbiamo chiesto di rinviare la commissione e non è stato fatto. Abbiamo chiesto di rinviare la discussione oggi e non è stato fatto. Abbiamo presentato degli emendamenti, che è la cosa normale che succede in questi casi. Gli emendamenti non si possono presentare, questo ci viene detto. E non si possono presentare perché siamo tutti d'accordo. Allora, miracolosamente, dopo qualche giorno di punti interrogativi nella mia testa, mi diviene chiaro quello che era scritto nel retro del meraviglioso volantino del PD distribuito lo scorso weekend, dove sul retro c'è scritto: è stato siglato nei giorni scorsi un protocollo d'intesa tra Comune di Bergamo e Università, registrato ogni tanto dal cellulare, ma mi sembra che non sia stato siglato proprio nulla, perché prima di siglarlo passerà dal Consiglio Comunale. In realtà no, a quanto pare. Cioè, la grande sorpresa della serata è stata che, malgrado sia competenza del Consiglio Comunale di Bergamo, per la legge, non per Andrea Tremaglia, questo protocollo è di fatto già stato siglato, senza che noi ne sapessimo niente, e con una grave mancanza di rispetto, che non è una mancanza di rispetto nei confronti di Tremaglia, Ribolla, Ceci, Minuti o Tentori, è una mancanza di rispetto nei confronti della gente che ci ha votato e ci ha messo in questo Consiglio Comunale a rappresentarli. Se io sono in questo Consiglio Comunale non è perché sono intelligente, bello, alto, basso, magro o grasso, ma perché delle persone, esprimendosi in libere elezioni, hanno scelto me come loro rappresentante, così come il resto della minoranza, così come il resto della maggioranza, così come il nostro sindaco. Il sindaco fa bene a fare il sindaco, la maggioranza fa bene a fare la maggioranza, alla minoranza dovrebbe essere come concesso, come minimo concesso di poter fare la minoranza. Se alla minoranza viene detto non potete presentare gli emendamenti, ma trasformateli in ordini del giorno, essere pronti a parlarne sempre, in tempo 10 giorni vi abbiamo presentato 34 emendamenti che detto da voi sono buoni, ci rispondete non si può discutere, non se ne può parlare, non si può modificare. Questa è una presa in giro, ma la presa in giro, ripeto, non per me, non per il Consiglio, per la gente, per i cittadini di Bergamo, che avranno poi tutto il modo di interpretare, di vedere quello che è successo questa sera, ma che di fatto, rappresentati da noi questa sera, maggioranza e anche minoranza, perché, attenzione, questa sera neanche la maggioranza poteva presentare un emendamento. Non è che siamo noi che siamo brutti in minoranza che possiamo presentare gli emendamenti, neanche la maggioranza questa sera poteva presentare gli emendamenti. Questi cittadini sono stati questa sera, perdonatemi, scavalcati, e spiace, perché, lo dico senza problemi, l'ho già detto e lo ripeto, è un bel progetto, è un bellissimo progetto. Io non ho nessuna difficoltà ad ammettere che è una cosa fantastica per la nostra città, ma fatta nella maniera peggiore e più arrogante possibile. Io non voglio togliere merito a chi si è dato da fare in questa amministrazione e nelle precedenti amministrazioni, ma questa era la maniera più sbagliata di proteggere, di non proteggere un progetto importantissimo, centrale per la nostra città, che invece di essere progetto di tutti, che invece di essere progetto della città di Bergamo, è il progetto con attaccato sopra un bollino. Ripeto, do atto assolutamente alla maggioranza, al sindaco, alla giunta del lavoro che fanno, ma date anche atto al Consiglio Comunale del lavoro che deve fare il Consiglio Comunale. Per questa ragione anch'io, come i miei colleghi, mi asterrò dalla votazione, nel senso che mi... Grazie. La parola al consigliere Pecce. Grazie. Io sono ancora stupita di come sono andate le cose, perché durante le discussioni di questo Consiglio, durante le decisioni di questo Consiglio, nei progetti che questa amministrazione propone, questa maggioranza propone, è una maggioranza però che non è aperta, l'abbiamo detto e ripetuto, non è aperta all'ascolto, soprattutto in una situazione in cui si discute su due ambiti, la Montelungo e gli ospedali riuniti, che sono qui non ci si dà neanche la possibilità di rimandare di una settimana, l'abbiamo detto, come fosse una prassi poi così strana, cosa che noi abbiamo fatto invece normalmente nella scorsa amministrazione, quando ci si chiedeva di avere più tempo per guardare i documenti, per poter discutere con il gruppo, per poter decidere e fare delle proposte concrete e costruttive.
Non è possibile dare 2 giorni lavorativi per andare a discutere in commissione. È inutile che il presidente della commissione Einar mi dice: beh, intanto date un voto di astensione perché poi dopo avete il tempo di discutere in consiglio. No, questo metodo non mi va. Questo metodo è proprio quello che io ho conosciuto in questi anni in cui sono seduta in questo consiglio. Oggi hai tempo fino a quando arrivi al domani è già passato, ma guarda, dovevi pensarci prima. No, bisogna una soluzione che riguarda sia la Guardia di Finanza, l'università, su 2 ambiti che vengono valorizzati con i giovani, va benissimo. Era il momento di discutere, non tutto quello che brilla è oro qui. Avevamo in mente di parlare e di migliorare, perché ci sono dei temi che fanno un po' acqua. E quello che volevo dire, noi adesso abbiamo fatto delle proposte in un lavoro un po' congestionato, l'abbiamo detto, abbiamo lavorato il fine settimana, ma non è uno scherzo. Ci siamo imparati a memoria questo documento, ce lo siamo studiato, ma non per il gusto di andare a trovare il pelo nell'uovo, di mettere una virgola, di, come diceva anche il collega Tremaglia, di dire delle cose stupide tanto per fare ostruzionismo puro e semplice. Non è così. Guardate che nella passata amministrazione sì che avete fatto, anche voi che siete seduti lì nella giunta, avete fatto un ostruzionismo becero, quando a volte che avete letto tutti lo stesso documento fino alla noia. Qui no, se voi leggete, sono documenti quelli che vi hanno presentato negli emendamenti, che parlano di cose serie, parlano di costruire un parcheggio sotterraneo sotto la Montelungo, non facciamoci scappare adesso questo tema importante, parlano di connessioni ciclopedonali, parlano di importanti osservazioni sulla valutazione degli immobili in modo che il Comune non cada in perdita in questa occasione. Siamo dell'idea che gli spazi della Montelungo e soprattutto gli spazi degli ospedali riuniti debbano essere permeabili per la popolazione il più possibile. Apriamo gli auditorium, qui non c'è scritto niente in questo protocollo che ci avete fatto vedere. Noi abbiamo fatto delle proposte serie e una cosa importante, addirittura abbiamo scoperto che ci sarebbero delle volumetrie sul campo di Marte. Non va bene, ci sono un sacco di volumetrie che saranno vuote quando l'Accademia di Finanza se ne andrà da lì, da dove è adesso. Comunque, anche a me ha fatto molta specie che prima che in Consiglio Comunale il documento sia stato letto e approvato dal CDA dell'Università. Mi ha fatto molta specie vedere il documento, come diceva il collega Tremaglia, distribuito nel gazebo. Credo che, come è stato detto, ripetuto, di fronte a un'importantissima azione sulla città che migliora e che deve migliorare l'urbanistica, ringiovanire la città, dare opportunità, abbiamo perso l'occasione di collaborare per migliorare una proposta. Grazie. La parola Ungaro. Grazie. Beh, colgo un momento l'occasione per la presentazione del mio ordine del giorno, non del mio, del nostro ordine del giorno che ho promosso io, con l'invito al sindaco, alla giunta e agli assessori competenti di verificare la possibilità di portare modificazioni al protocollo d'intesa che non è ancora stato siglato, io credo, ma che dovrà essere siglato, e questa è una precisazione certamente da fare, non è stato siglato, ma che il PD, nella sua voglia di essere il partito dominante, abbia scritto questo, io posso capirlo, gli faccio una critica, è una stupidaggine quella che ha scritto, e vabbè, permetterete, insomma, come del resto è scritta anche l'Eco di Bergamo, no? Però qui da noi non è siglato, quindi non c'è nessuna, ma non è che quello che conta è il manifesto del PD, quello che conta è quello che stiamo discutendo qui, che è
l'approvazione o meno della bozza di protocollo d'intesa che le parti dovranno andare a firmare. Quindi dal punto di vista formale non c'è nessuna violazione, assolutamente. Sì, ci si può lamentare della eccessiva rapidità con cui si è arrivati a questo protocollo d'intesa, giusto? Ci si può lamentare di questo, ma ci sono dei motivi tecnici e politici per cui questo ha portato a una rapidità, alla necessità di rapidità per arrivare alla sigla, per poi siglarlo, per poi partire con tutti gli adempimenti che ci porteranno alla fine all'accordo di programma su cui il Consiglio Comunale sarà chiamato in via definitiva ad approvare o modificare l'accordo di programma a cui si arriverà. Questo è un preliminare con cui andiamo a realizzare un progetto che si concluderà con un accordo di programma. Ed è proprio in questa luce che io ho avanzato questo ordine del giorno, e avrebbero potuto benissimo farlo anche le minoranze, approvare degli ordini del giorno con proposte di modifica in corso d'opera di questo progetto. Era una cosa fattibilissima come quella che questo ordine del giorno propone e che riassumo. Voi sapete che nella mia concezione la Montelungo doveva essere la città dei giovani in qualche modo, e in questo progetto, sono ben lieto che sia andati in questa direzione, ritengo che ci fosse una cosa, ed è il contenuto di questo ordine del giorno, che accanto al collegio universitario ci fosse o un'ala di questo collegio universitario anche destinato agli studenti medi, una sorta di campus per gli studenti medi delle superiori, di avvicinamento anche all'università, introducendo anche nella nostra cultura nazionale la cultura dei campus di studenti medi superiori che in altri paesi sono vivi e vivaci. Qui c'è un campus sportivo, c'è un collegio universitario, poteva anche esserci l'occasione per sperimentare un collegio di studenti medi, e c'è l'occasione di studenti medi superiori, e di approccio e di sinergia con l'università. Una sperimentazione, oltre che, diciamo così, immobiliare, anche culturale e importante. Questo è dunque il senso dell'ordine del giorno che abbiamo presentato e che la Presidente sottoporrà alla votazione. Grazie. Grazie consigliere Ungaro. Do la parola al consigliere Gregorelli. Grazie Presidente. Volevo far presente comunque che gli emendamenti modificano il testo, quindi rimette in discussione il protocollo d'intesa, mentre invece l'ordine del giorno no. Quindi effettivamente il fatto dell'apertura di qualche consigliere che abbiamo dimostrato più volte, noi come Movimento 5 Stelle, di essere aperti alle varie discussioni e alle varie proposte. L'abbiamo dimostrato più volte. Diciamo che il progetto è comunque positivo, l'abbiamo sempre detto, anche perché sono due aree che devono essere comunque sviluppate, perché effettivamente sono già, diciamo, degradate e rischiano sempre più di andare in quella direzione. Ma non accettiamo più il metodo, non esiste la possibilità di discussione su un progetto così importante sulla città. Abbiamo sollevato più volte appunto queste criticità. Probabilmente anche i consiglieri di maggioranza sono stati coinvolti poco sui contenuti, ma pronti a votare a favore a prescindere. Noi non parteciperemo al voto. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Paganoni. No. Non ero pronto. Allora, da più parti sono stato tirato in ballo perché mi hanno detto: ah, se fossi stato l'opposizione tu cosa avresti fatto? Allora vi dico cosa avrei fatto io. Allora, dal mio punto di vista, voi avete ovviamente tutto il diritto di fare l'opposizione come meglio credete, ci mancherebbe altro. Però ho il diritto anche di dire cosa avrei fatto io e criticare. Il primo sbaglio grosso l'avete fatto in commissione. Dal mio punto di vista, quando si inizia a criticare dicendo che non ci sono i tempi, poi non si può uscire dal momento in cui in commissione, che è il momento in cui ci sono gli assessori tecnici disponibili a rispondere alle domande, uscire, andarsene e non partecipare alla discussione. Fossi stato in minoranza, avrei tenuto lì il tecnico e l'assessore per due ore a rispondere a tutte le domande che mi erano venute in mente e che magari non condividevo dell'accordo. Questo è stato, dal mio punto di vista, il primo errore.
Il secondo errore è stato quello, dal mio punto di vista, di arrivare qui con degli emendamenti che ci avete fatto trovare all'ultimo minuto, tra l'altro alcuni anche sbagliati, il 16 e il 17 sono uguali, ma esattamente identici. Ma a parte questo, se la volontà era quella di arrivare a un accordo, dovevano essere quantomeno presentati alla maggioranza e ai tecnici prima per poterli, come si dice, leggere, studiare. Non è una presa in giro, Gregorelli, quando ti diciamo che se li trasformate in ordine del giorno potevano essere votati 2 su 3. Perché se un accordo è difficile modificare, non è impossibile. Nessuno dice che si arriva qui con un accordo immodificabile, altrimenti cade il mondo. Però se li trasformate in ordine del giorno, c'è l'impegno politico da parte della maggioranza, per alcuni condivisibili, non tutti ovviamente, per portarli avanti poi in fase di attuazione del programma. Ne ho citato uno prima e non è magari neanche quello su cui si è trovato l'accordo, ma è perché il primo che avevo letto mi era venuto in mente, la ludoteca sita nel campo di Marte. Uno degli ordini del giorno dice, anziché fare ludoteca, concordare prima con il quartiere qual è una tipologia di intervento che possa interessare al quartiere. Va bene, è una cosa che può fare benissimo il comune dopo, non la modifica la delibera, ma il comune è libero, l'amministrazione comunale in tutti i consigli è libero di eventualmente verificare. Per cui questo è l'altro errore, non aver accettato, se si vuole davvero il bene della città e se quindi si vuole arrivare a un accordo, a modificare gli emendamenti in ordine del giorno, quando avevamo detto che non siamo per partito preso per bocciarveli, perché non siamo qui a fare il controostruzionismo. Abbiamo detto che li abbiamo guardati uno per uno e alcuni erano condivisibili. Questo quindi, dal mio punto di vista, è l'altro errore che non avrei compiuto, avrei accettato se fossi stato minoranza. Chiudo, perché non sto a parlare, se non ho fatto un po' lunga, sul fatto che ovviamente è un intervento che condivido. Sono stato citato prima forse da qualche consigliere, diceva che appunto è uno degli interventi più grandi degli ultimi 30 anni, per cui ovviamente più che vanno a servizio della città. Siccome ogni tanto mi sento ancora di essere consigliere dell'opposizione, allora vado a ricontrollare le piccole cose. Allora, voi, l'accordo di programma fra l'università e il comune per fare il CUS all'ospedale, ce l'avete presentato? No, non ce l'avete presentato. Quindi non solo non avete dato la possibilità al consigliere di minoranza di presentare degli emendamenti, non l'avete neppure presentato in consiglio comunale. L'accordo di programma per il parcheggio fatto con la SACBO è portato in consiglio comunale, perché credo, adesso non vorrei sbagliare, ma prevedeva delle modifiche urbanistiche. Era emendabile? Non era emendabile, la stessa cosa identica l'avete fatta pochi mesi fa. Ma non è un errore volendo, perché in base all'articolo 42 del testo unico, che regolamenta quello che può e deve essere obbligatoriamente discusso in consiglio comunale, chiedo a Tentorio se sbaglio, questo accordo di programma poteva addirittura non arrivare in consiglio comunale, come voi non avete portato l'accordo precedente. Quindi non c'è nessuna volontà di tagliare fuori il consiglio. Marconi, il piazzale, sì, della stazione si chiama piazzale Marconi, sì. Allora, voi avete presentato il progetto di piazzale Marconi in consiglio comunale? Abbiamo potuto noi consiglieri di minoranza vederlo, criticarlo, fare delle proposte? No, l'avete fatto come giunta e siete partiti con i lavori. Noi l'abbiamo visto quando hanno tolto le transenne, abbiamo visto lo schifo che era. Noi l'abbiamo presentato in consiglio comunale, è venuto addirittura l'architetto a presentarlo, non eravamo obbligati, e si alza il consigliere a criticare perché l'architetto non era arrivato in commissione. Allora, francamente, se vi si dà una mano, prendete il braccio e in più ci criticate per un qualcosa che voi non avete fatto, noi non avremmo l'obbligo di fare e in più lo facciamo, vi diciamo presentatevi un del giorno che politicamente ne teniamo conto e possiamo modificare e migliorare l'accordo, questo non è fare il bene della città dal mio punto di vista. Ecco perché dal mio punto di vista avete sbagliato questo modo di fare l'opposizione. Alcune cose erano accettabili, così non potranno essere accettate. Magari ne terremo comunque conto, perché anche se gli emendamenti rimangono agli atti, se sono modificabili e migliorativi, l'amministrazione ne terrà conto. Però dal mio punto di vista non avete fatto bene la città. Voi fate quello che volete, ci mancherebbe, io ho il diritto di criticare quando penso che sia sbagliato. Questo è tutto. Grazie. Grazie, consigliere Paganoni. Do la parola al sindaco Gori.
Sì, io comincio con alcune precisazioni perché almeno ci capiamo. La prima è che l'accordo, il protocollo tra Comune, Università e le Casse Depositi e Prestiti non ha nessuna firma da parte del Comune in calce, perché correttamente soltanto il voto, che io auspico favorevole, di questo Consiglio ci autorizzerà a firmare fisicamente il protocollo. Abbiamo, come ho detto con chiarezza nei colloqui che sono intercorsi tra noi a margine di questa seduta, abbiamo raggiunto un'intesa con le altre parti a fronte di un negoziato molto complicato, a valle del quale siamo riusciti a convincere la Cassa Depositi e Prestiti a fare un investimento di circa 150 milioni su questa città, in parte l'aveva già fatto comprando l'area che quando era andata all'asta, e convincendo l'università a investire 20, forse 25 milioni di euro sempre su questa città per dotarla di uno studentato, accettando queste parti condizioni molto peggiorative rispettivamente rispetto a quello che era pattuito dal precedente accordo di programma. Però insomma siamo un po' per coincidenze fortunate, perché poter trattare con un unico interlocutore certamente è stato un elemento di facilitazione per noi, un po' con creatività anche, perché non era affatto scontato mettere insieme le due aree e cercare di chiudere l'accordo su entrambe contemporaneamente. Siamo arrivati ad un buon risultato, che è fatto di tanti micro trattative sul singolo dettaglio, su una bozza che ritorna modificata, allora gliela devi rimandare con le modifiche, eccetera. Siamo arrivati ad una cosa che va bene a tutti e tre, perlomeno per quanto riguarda la Giunta, che ha approvato quel testo, e che però, per chiarezza, è modificabile. Ci mancherebbe altro che questo Consiglio Comunale non potesse modificare quell'accordo. Ne ha tutta la facoltà, costringerebbe la Giunta, il Sindaco, a tornare dal Rettore Paleari e dal Dottor San Giorgio a Cassa Depositi e Prestiti e dire: guardate, il mio Consiglio non ha approvato quel testo, lo dobbiamo cambiare qui e qui e qui, con non so dirvi quali conseguenze. Verosimilmente, leggendo i testi di alcuni dei vostri emendamenti, rimettendo in discussione tutto, perché se non c'è un equilibrio perfetto bisogna rimettere insieme tutti i pezzi. Questo per chiarezza. Poi vorrei dire che a me sembra un po' un'occasione persa, ve lo dico con sincerità, colleghi della minoranza, quella di non cogliere l'importanza di quello che si sta decidendo in questa città e l'occasione di poterlo fare tutti insieme, rispetto all'obiettivo principale, che è quello di muovere finalmente due importanti aree della nostra città, finalizzarle ad un uso in gran parte pubblico. Sapete che gli ambiti di trasformazione, come dire, di solito prevedono quote di servizi pubblici sempre minoritarie, perché prevale sempre la destinazione privata. In questo caso è invece di gran lunga prevalente la destinazione pubblica tra l'area di Largo Barozzi e quella dei Riuniti, senza generare oneri per la collettività, anzi generando degli oneri di urbanizzazione che verranno spesi a favore dei quartieri di Santa Lucia e dell'intorno della caserma Montelungo, sentendo le richieste e le priorità delle rispettive rappresentanze di quartiere. Questa è l'occasione che abbiamo insieme, cioè di scrivere insieme una pagina che nessuno si deve attribuire più di tanto, perché noi abbiamo lavorato su un canovaccio che era in qualche modo per certi versi già scritto, lo abbiamo riscritto, ma non è che io dica tutto quello che c'era prima faceva schifo, no? Per esempio, il lavoro che hanno fatto i nostri parlamentari di tutti gli schieramenti insieme, andando al di là delle divisioni, viene un po' smentito dal fatto che oggi una parte del Consiglio prende e se ne vada senza partecipare al voto, perché invece io ho apprezzato il fatto che i consiglieri, i deputati, i senatori delle diverse parti politiche insieme abbiano convinto l'Accademia della Guardia di Finanza a stare a Bergamo, anzi a portarci anche il biennio. Ora, ognuno è libero di fare quello che vuole, evidentemente. Io trovo abbastanza paradossale che dopo anni in cui queste cose sono state ferme, in cui
addirittura da un punto di vista simbolico, la caserma Montelunco cadente è diventata il simbolo di una stagione di inerzia in cui non si riusciva a mandare avanti nulla, non per colpa soltanto di chi amministrava, ma anche perché le condizioni erano oggettivamente difficili. Oggi si riesca invece a dare una destinazione chiara, positiva per la città, con tempi certi, con risorse certe. Mi sembra paradossale che ci si venga a rimproverare per il fatto che andiamo troppo spediti dopo che si è atteso per così tanti anni, perché io credo che se voi ascoltaste i vostri elettori, io credo che la maggior parte di loro vi direbbe: oh, era ora che si facesse qualcosa e che si andasse veloci oltre che fare le cose bene. Io non trascuro, nonostante quello che avete detto nei vostri interventi, il contenuto degli emendamenti che avete presentati. Come vi abbiamo detto, la maggioranza non intende recepirli come emendamenti proprio perché allungherebbero di molto i tempi. Alcuni di questi, vi anticipo, non so se poi l'assessore vorrà intervenire in modo puntuale, confermano questo rischio, cioè quando si parla dell'uso pubblico dell'auditorium della Guardia di Finanza, oppure dei termini della premialità concessa a Cassa Depositi e Prestiti, oppure della determinazione del canone di locazione e della durata del tempo della locazione da parte dell'università, si mettono in discussione degli elementi centrali dell'accordo. Tocchi uno di questi ingranaggi e rimetti in discussione sostanzialmente il tutto. Altri, invece, che sono raggruppabili, e chiedo scusa se ne ometto qualcuno, su alcuni argomenti centrali come la possibilità di avere dei parcheggi sotterranei sotto il comparto Montelungo Colleoni, il tema della mobilità dolce che deve essere raccordata a quello che succederà di nuovo in quel comparto, il tema dei servizi di quartiere per Santa Lucia che vogliamo, l'abbiamo detto, scegliere, decidere in termini di priorità, di maggior rilievo, ascoltando i cittadini di quel quartiere. Il tema del parco all'interno del comparto Montelungo, cioè l'area centrale, il cortile, noi vorremmo che diventasse un'area verde. E infine il tema della stazione di bike sharing in quei pressi, sono tutte cose che sarebbe stato possibile, se aveste accolto la nostra proposta, tradurre in ordine del giorno e sarebbero stati votati, ritengo, anche dalla maggioranza. Io li avrei votati, quantomeno, e che in ogni caso personalmente mi impegno a assumere comunque come indirizzi politici da cercare di realizzare nei successivi passaggi del provvedimento che, ripeto per l'ennesima volta, questa sera conosce solo il suo primo passo. Quindi avremo molte altre occasioni di confronto con Cassa Depositi e Prestiti e Università e queste cose che vi ho elencato, avremo modo di confrontarci magari anche più nel dettaglio, ritengo che siano cose auspicabili, che in qualche modo incarnano anche l'auspicio della maggioranza. Devo a inserirle nelle fasi successive, però appunto non abbiamo oggi, secondo me, la possibilità di costringere, di imporre alle controparti delle modifiche rispetto a quello che hanno ritenuto fin qui di accettare. In ogni caso, insomma, io credo in questo modo di recepire anche un contributo positivo da parte delle minoranze, nonostante magari decidono, confermino la loro decisione di non partecipare al voto. Grazie. Do la parola al consigliere Carretta. Sì, scusate. Ovviamente di fare un intervento molto più puntuale sulla delibera che ci è stata proposta. Però, in maniera molto onesta e sincera, devo dire che sono molto dispiaciuto. Sono dispiaciuto perché credo che un compito della politica, buona serata consigliere Ribolla, sia quello di, come dire, di dare delle risposte concrete che esulino anche un po' dalle dialettiche che quando si entra in questo luogo si instaurano in maniera più o meno automatica e, a mio avviso, più o meno apprezzabile. E siamo di fronte a un atto, a una proposta di delibera che incarna questa proposta, questa
idea, questa ratio politica, ossia quella di farsi vedere attivi e propositivi. Detto questo, noi ci troviamo come delibera un protocollo di intesa e io non mi sono un po' cercato di capire cosa fosse un protocollo di intesa e quello che io credo che sia l'errore da parte dell'opposizione, lo dico in maniera franca e veramente senza polemica, è che il protocollo di intesa è un atto che probabilmente non era neanche dovuto che passasse dal Consiglio Comunale, in quanto non è uno strumento di attuazione urbanistica. Lo strumento su cui ci sarà modo e ci deve essere il contributo delle minoranze, oltre che della maggioranza intesa anche come consiglieri, è l'accordo di programma che dal cronoprogramma previsto nel protocollo avverrà tra 8 mesi all'incirca. Quindi, in tutta onestà, la polemica metodologica su un protocollo di intesa la trovo un po' forzata. Cioè, l'impressione è che sia, ok, riconosco che nel merito si è raggiunto un accordo storico anche per merito di chi ci ha preceduti, perché sulla Montelungo e Largo Barozzi, soprattutto su Largo Barozzi, è evidente che ci sia stato un lavoro di squadra con i parlamentari, l'accordo che ha sottoscritto la precedente amministrazione che ha permesso di incamerare più di 2 milioni di euro dalla vendita della Montelungo. Però sembra un po' il capriccio, passatemi il termine, di non voler dare la soddisfazione di dire ok, su questo vi siete mossi bene. Poi, per l'amor del cielo, la dialettica tra minoranze e maggioranza è fatta di più sfaccettature e è stata scelta di applicare una strada che però io torno sull'intervento che ho fatto in commissione eliminando lo stralcio un po' polemico, dire che lamentarsi sostanzialmente della mancanza di tempo può essere una lamentela legittima, però quando in commissione viene proposto e viene presentato in 1 ora e mezza il protocollo di intesa e la maggior parte dei consiglieri di minoranza non ascoltano, già lì, secondo me, si manifesta l'idea di una polemica sterile e veramente politica, che viene ribaltata stasera con invece una presentazione di un lavoro approfondito e tecnico, a cui vi do atto, nel senso che 34 emendamenti li ho letti velocemente, però non mi sembrano scritti solo per fare mero ostruzionismo. Per cui vedo una strategia un po' confusa nell'opposizione nel merito, ancorché ovviamente legittima. Io però credo che la città davvero abbia bisogno di atti concreti e chi non è, come dire, dell'ambiente, queste polemiche politiche tutto sommato non le recepisce, forse non lo viene neanche a sapere. Quindi il mio invito personale è che nel futuro ci sia veramente collaborazione con le opposizioni per un tema così cruciale. La caserma della Montelungo è dal 98 che cade a pezzi, per cui trovo un po' paradossale che la polemica si faccia sulla mancanza di tempo. Veramente faccio un po' fatica a focalizzarla. Per il resto, chiusa la premessa di questo tipo di intervento, io non posso far altro a nome della lista Gori di ringraziare l'assessore Valesini e il sindaco e la giunta tutta per il lavoro che è stato fatto, perché davvero è un lavoro prezioso, non scontato, perché io credo che abbia un obiettivo. L'obiettivo è quello di non solo quello tecnico della riqualificazione di aree, ma è l'obiettivo di, come dire, massimizzare il benessere. Cioè è un intervento, è un protocollo in cui è ben chiaro che si è lavorato in sinergia con enti, società complesse, corpose, con un lavoro che mi immagino anche da parte dei nostri tecnici, dei nostri dirigenti, sia stato veramente faticoso e importante e di cui veramente col cuore ve ne diamo atto e vi ringraziamo. Perché oltretutto è un protocollo, meglio,
che vuol mettere al centro due temi, i giovani e la formazione. E è anche, come dire, ambito di discussione nazionale con la riforma della scuola che è in prossimità, diciamo in arrivo in Parlamento, e credo che anche Bergamo stia dando una sua risposta sul fatto che bisogna davvero mettere al centro della città i giovani e possibilmente collocarli in aree strategiche dove solo così si riescono a farle rivivere. E qui è la valenza umana, diciamo, dell'urbanistica, che è fondamentale. Quindi io, in questo che sottolineo essere un protocollo, intravedo questi elementi di positività che mi piacerebbe che anche le minoranze potessero condividere con noi, fermo restando il loro ruolo, e che da qui oggi è solo una prima tappa che ci porterà, speriamo, a risultati tangibili, concreti, dove se li otterremo con l'apporto di tutti è solo un risultato positivo per la città. Grazie. La parola al consigliere Tognon. Grazie Presidente. Mi pare che stiamo affrontando e dedicando già troppo tempo a una questione di metodo. Nella questione di metodo mi pare che sia effettivamente un'occasione persa. Capisco il gioco delle parti, i colleghi dell'opposizione hanno scelto di andarsene, è piuttosto difficile per me comprendere, per noi comprendere questo, soprattutto dal punto di vista dei cittadini e della nostra città. Dal punto di vista dei contenuti, ritengo che si debba spendere il meno tempo possibile, ma che sia davvero significativo e importante dire che due aree così importanti della nostra città, Largo Barozzi e Montelungo Colleoni, vanno incontro a una soluzione. C'è molto da lavorare ancora e c'è molto da lavorare insieme per andare incontro a questa soluzione. È una soluzione che certamente si porta dietro anni di fatiche, anni di riflessioni, progettualità, pensieri di tutta la città e di molti cittadini. E quindi questo dovrebbe essere, e questo che io vorrei dire, un momento quasi di festa, un momento di speranza. E non credo che il gioco delle parti ci possa permettere di trasformarlo in qualcosa di diverso, perché la festa non è nostra, ma è un'occasione propositiva verso tutta la città e i cittadini. Montelungo e Colleoni diventeranno un polo culturale. Largo Barozzi avrà un suo futuro che significa attività, lavoro, impresa, formazione e uno sviluppo anche per il quartiere. Due aree così significative di Bergamo in un momento di crisi stanno intraprendendo un percorso estremamente positivo, intelligente, che ha bisogno di tutta la nostra collaborazione. E quando dico questo intendo dire la collaborazione evidentemente di tutta la Giunta e di tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza. Se poi per gioco delle parti se ne vuole andare via e per avere una piccola porzione di presenza sui giornali lo si può fare, io credo che questo dovrebbe essere invece un momento che ci tiene insieme a lavorare affinché tutto avvenga nel migliore dei modi e nel tempo più breve possibile, perché la nostra città lo merita. Grazie. Grazie. Consigliere Tognon. La parola al consigliere Zenoni. Grazie Presidente. No, il mio intervento è giusto per puntualizzare la nostra posizione del Movimento 5 Stelle su questa vicenda, che nasce proprio oggi su questa vicenda, non è il risultato di un rimpallo di azioni e reazioni come il collega Paganoni ama sempre ripetere, cioè non sono ripicche o per rinfacciare ciò che è stato in passato. Questo è un rapporto che avete purtroppo tra maggioranza e la maggioranza della minoranza per la storia che c'è stata. Però questo è anche un po' un fare una vecchia politica da cui non se ne esce. Cioè, il mio invito è dimostrate davvero di essere diversi guardando il futuro e non ogni volta riallacciandosi a ciò che è accaduto in passato dicendo ma voi avete fatto così, 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 non ci avreste fatto parlare in passato mentre noi oggi, perché sennò non se ne esce più. Quindi
ribadiscono la nostra differenza, perché noi in commissione siamo stati ad ascoltare attentamente l'illustrazione dell'assessore, che ringraziamo, e siamo rimasti fino al voto partecipandovi. Quello che ci dispiace oggi è effettivamente quest'ennesimo, perché l'abbiamo già in parte denunciato anche in altre occasioni, il fatto che ci arrivino dei pacchetti, diciamo, completi, preconfezionati, su cui la discussione è relativa, nel senso che comunque ha una poca effettiva utilità, non incide, ha poca incisività. Per cui ne facciamo appunto oggi una questione metodologica. Vorremmo davvero, come ha detto il collega Carretta, che in futuro ci fosse davvero una futura collaborazione. Voi sapete che noi l'abbiamo sempre fatto come una linea programmatica, quello di dire non abbiamo posizioni ideologiche preconfezionate noi, e quindi questa volta, per come è andata, per come effettivamente siamo stati poco coinvolti nella discussione, ci asterremo dal voto. Chiediamo comunque di poter riallacciare questo dialogo con passione e costanza, che è quello che poi ci caratterizza come consiglieri tutti, anche perché, ribadisco, l'ha detto anche il mio collega Gregorelli, l'intervento nel merito aveva comunque colto il nostro parere favorevole, e quindi oggi dispiace anche a noi dover prendere questa decisione, e in futuro speriamo di tornare a lavorare con più efficacia. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Serra. Grazie Presidente. Oggi siamo chiamati ad approvare una delibera che disegna il futuro della nostra città. Non si tratta soltanto di una delibera tecnica di materia urbanistica, ma di una vera e propria sfida per Bergamo, che ci impone di costruire un percorso responsabile nei confronti dei nostri cittadini. Renzo Piano, intervenendo qualche settimana fa a Bergamo ai lavori della Fondazione Italcementi, ha delineato il manifesto sul rammendo e la rigenerazione urbana, sull'attenzione che la città, l'amministrazione, gli urbanisti, ma anche tutti noi cittadini, dobbiamo prestare agli spazi urbani inutilizzati in un'ottica di recupero e di rigenerazione urbana. La città, per definizione, è densità urbana, ciò vuol dire interrogarsi sulle sue linee di consolidamento, di ampliamento dei servizi ai propri cittadini, di crescita sostenibile. Mi ha fatto particolarmente riflettere Renzo Piano quando dice che le città non devono crescere per espansione, divorando aree verdi o comunque non occupate, ma per implosione, costruendo sul costruito, recuperando spazi compromessi e cementificati. Se fino a qualche anno fa l'orizzonte di crescita della nostra città era costruire oltre la ferrovia la nuova Bergamo, o costruire la Guardia di Finanza a Grumello Alpiano su terreni vergini, oggi questa amministrazione sceglie il recupero di due vuoti intrappolati nella città: gli ex ospedali riuniti e il complesso Montelungo Colleoni, il primo abbandonato dopo il trasloco al nuovo ospedale Papa Giovanni, il secondo da oltre 15 anni. Sempre Piano aggiungeva come ci voglia più sottigliezza, più intelligenza, più attenzione, più, la chiamava, capacità di diagnostica per il recupero e la ridefinizione funzionale di un'area dismessa, piuttosto che per la costruzione del nuovo. Costruire sul costruito è una scommessa che questa convenzione in parte ha già vinto, perché la sua approvazione manifesta un cambio di cultura urbanistica, un'attenzione ai cittadini che vivono la città, la preoccupazione di animare una Bergamo che richiede qualità e vivacità urbana. Con l'intervento Montelungo Colleoni si trasforma una zona abbandonata monofunzionale in una zona polifunzionale. Si vuole rivitalizzare un'area centrale con un insediamento di giovani, di studenti universitari che possono avere la capacità, venendo a vivere il nostro centro città, di animarlo e rivitalizzarlo. Con l'intervento degli ex ospedali riuniti si intende offrire a due quartieri, Santa Lucia e Loreto, non solo sicurezza, ma anche opportunità per le attività economiche, nuovi spazi vivibili e servizi per i cittadini. La sfida di questa convenzione è anche il coinvolgimento partecipato dei cittadini. Questo significa ascoltare,
informare e coinvolgere i cittadini circa le trasformazioni urbanistiche prospettate. E coinvolgimento significa anche, come il sindaco ha anticipato al coordinamento dei comitati di quartiere, voler costruire un percorso di ascolto e individuazione delle necessità e di coprogettazione dei servizi e degli investimenti che rispondono agli effettivi bisogni dei cittadini. Grazie. Grazie. Dichiaro chiusa la discussione. Do la parola all'assessore Valesini per la replica. Le considerazioni sono già state richiamate anche dall'intervento del sindaco. Devo dire che, forse da neofita della politica, la sensazione nell'ascoltare l'intervento delle minoranze è come quando si ascolta delle persone molto fortunate, ecco, che danno per scontato cose che i comuni mortali non danno invece. Perché credo che bisogna capire che oggi la città vive davvero con questo accordo una condizione di grandissimo privilegio. Siamo in una crisi economica profondissima, credo che città che si possono concedere il lusso di due trasformazioni con soggetti che vanno a investire rispettivamente 130 milioni di euro da una parte e 25 milioni tutto sul tema della formazione sia un fatto raro, ma raro non per le realtà urbane del profondo sud, raro per la ricca Lombardia. E capisco poi da questo punto di vista le logiche della politica, le necessarie questioni di rappresentanza, però sinceramente mi sarei aspettato davvero una maggior sinergia anche di prospettiva da parte delle minoranze, anche perché questo protocollo, come abbiamo ricordato, nasce per molti aspetti da un lavoro trasversale. Il lavoro dei parlamentari bergamaschi lo è stato, certe scelte che abbiamo anche riconosciuto della precedente amministrazione sono state scelte che hanno costituito una premessa importante per quello che cui andiamo a sottoscrivere. E se mi permettete anche un riferimento di carattere personale, lo dice uno che ha collaborato a un tavolo tecnico con la precedente amministrazione sempre sulla Montelungo e oggi si è trovato in un altro ruolo a proseguire quello stesso lavoro. Lavori che avevano come unico obiettivo proprio il fatto di andare a riqualificare una caserma che da molti anni giace purtroppo nelle condizioni che ben sappiamo. Ho anche la sensazione che le minoranze abbiano forse sovravvalutato il senso di un documento come un protocollo d'intesa, scambiandolo per un accordo di programma. Alcuni di questi emendamenti introducono delle specifiche che non potevano essere riportate in un protocollo, ma che saranno, in questo senso riteniamo giusto che vengano trasformate come ordine del giorno, verranno accolte dall'amministrazione e riportate in un lavoro che però è sempre un lavoro di trattativa nell'accordo di programma. Altri emendamenti, come ha già ricordato anche il sindaco, per dare anche degli esempi che diano la misura di certe parole, non potevano essere accolti, ma non per una volontà politica o antidemocratica addirittura dell'amministrazione, ma perché siamo al tavolo con degli interlocutori che stanno caricandosi di investimenti molto significativi. Uno degli emendamenti, per fare un esempio, riporta la richiesta di ridurre la concessione in uso all'università da 25 rispetto ai 28. Su questo argomento personalmente, anche insieme, li voglio ringraziare all'architetto Cavagni e ai tecnici del Comune, ci abbiamo lavorato un mese e di sabati e domenica ne abbiamo consumati davvero diversi, non soltanto uno. Purtroppo l'università questa proposta non l'ha accettata e credo che
ci dobbiamo ritenere fortunati se le controversie si sono mantenute nell'accordo che siamo andati a sottoscrivere di questo livello. Credo quindi che sia purtroppo un'occasione mancata, ma mi auguro davvero che nel proseguo del lungo iter che abbiamo davanti si possa recuperare, perché riteniamo che la condivisione e la partecipazione anche alle minoranze in questo percorso sia davvero fondamentale. Grazie Assessore Valesini. Metto in votazione gli emendamenti. Gli emendamenti presentati erano 34, è stato ritirato il numero 16 perché è uguale al numero 17, per cui adesso sono in votazione 33 emendamenti. Possiamo procedere a votazione 1 a 1 oppure possiamo procedere con una sola votazione. Propongo... Ok, la votazione unica. Manca il voto di Bruni. Respinto. Favorevoli nessuno, contrari 20. Procediamo ora con le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi procediamo con la votazione. Allora, l'ordine del giorno collegato viene votato dopo la votazione della delibera, per cui stiamo seguendo l'ordine. Quindi adesso votiamo la delibera. Approvato, favorevoli 20, contrari nessuno, astenuti nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Approvato, favorevoli 20, contrari 0, astenuto 0. Votiamo l'ordine del giorno collegato. Approvato, favorevoli 20. L'ordine del giorno è approvato. Allora, chiedo ai consiglieri in aula, che però sono seduti nel pubblico, se tornano in consiglio, così possiamo procedere ad affrontare la delibera numero
26. Ma no, ma ci sono anche